Buonasera a tutti, bentrovati per questa diretta organizzata da l'USP Nazionale. Il primo di questi tre appuntamenti che abbiamo organizzato per cominciare ad affrontare anche un tema diverso della ripresa, collegata comunque allo sport sociale che l'USP promuove da sempre. Sono tre appuntamenti dal titolo Nuove strade per lo sport, proposte e idee per ripartire, in cui l'USP ha deciso di incontrare i suoi partner per parlare insieme, confrontarsi, progettare, capire come potremo affrontare questa fase che sta cominciando adesso, dopo l'emergenza che abbiamo vissuto, tuttora stiamo vivendo, ma che si spera di poter affrontare in un modo più sereno prossimamente. Quindi cerchiamo insieme idee, proposte, ma cercando anche di valutare di cosa ha bisogno la gente, quali sono le persone, quali sono le necessità a cui bisogna rispondere e i modi migliori per far fronte a queste necessità. Ovviamente nell'ottica che da sempre accompagna l'USP, che è quella della sostenibilità e del benessere delle persone. Quindi lo facciamo con i nostri partner che assolutamente condividono questi valori, queste politiche e che li portano avanti nelle loro attività e nell'espressione delle loro imprese, appunto. Questo appuntamento è realizzato dal gruppo redazionale di WISP Press, l'agenzia stampa nazionale dell'WISP, insieme al gruppo redazionale di pagine WISP, supplemento mensile appunto di WISP Press. Avremo ogni lunedì per 3 settimane appuntamento con queste persone che condivideranno con noi questi ragionamenti e possiamo, penso, iniziare subito a presentare gli ospiti di questo pomeriggio per così cominciare la nostra conversazione. Vediamo le persone che saranno con noi in collegamento, che sono già qui con noi, che quindi possiamo salutare. Abbiamo qui con noi l'ingegner Giovanni Corbetta, direttore generale di Acupneus. Buonasera, ingegnere. Buonasera. Abbiamo Umberto Maria Terenzio, responsabile affinity di Marsh, broker assicurativo. C'è poi con noi Barbara Grimoldi, responsabile marketing e comunicazione di Marsh Continental Europe, insieme a Vincenzo Manco, il presidente dell'WISP. E infine Giuliana Ragusa, responsabile rapporti istituzionali di Alcenero. Buonasera a tutti, benvenuti, grazie ovviamente della disponibilità e della partecipazione. Prima di cominciare ad affrontare, diciamo, i singoli aspetti rappresentati dalle vostre dalle vostre aziende, chiedo ovviamente al presidente nazionale WISP, Vincenzo Manco, in quanto diciamo padrone di casa, di illustrarci anche gli obiettivi di questi incontri, che cosa vogliamo costruire, di cosa vogliamo parlare insieme ai nostri ospiti. Vediamo se Vincenzo ci sente. Allora, mi sentite voi adesso? Sì, ti sentiamo. Se tu ci senti bene, Ok. se vuoi puoi. Ok, Diciamo, allora puoi meno male, fare. io ho qualche difficoltà, spero che voi mi sentiate bene e ho assolutamente percepito la domanda. Elena, ho ascoltato con qualche difficoltà. Ringrazio te, ringrazio WISP Press e pagine WISP per questa opportunità. Cerco di stare nei tempi. Intanto perché facciamo questo qui WISP? Credo che sia una bella occasione per poterci scambiare idee, aprire un confronto non solo su quello che queste realtà, che sono i propri partner per la WISP, come abbiamo sempre sostenuto. Si parla di partnership, si parla chiaramente soprattutto di come dei valori. Noi questo cerchiamo nel rapporto, nelle nostre collaborazioni, e questo vogliamo, diciamo, costruire anche in termini di prospettiva. Che cos'è accaduto e perché apriamo questo confronto? Non è il primo nell'arco del tempo, chiaramente tutti questi anni ci sono anni lunghi di collaborazione, soprattutto recenti, con i partner che vedo e che saluto di nuovo molto, molto volentieri, diciamo. Mi piace, ecco, anche scambiare delle idee con loro, con alcuni di loro abbiamo fatto anche su altri fronti in modo recente, diciamo in tempi recentissimi. Allora, noi in questa fase emergenziale, credo tutto il sistema paese, il mondo, questa pandemia che ci ha costretti, diciamo, a vivere questo tema del distanziamento sociale, così come ci è stato, diciamo, definito. E anche
ci ha fatto vivere in modo anche crudo, con un, diciamo, anche purtroppo impatto tragico, i decessi, la mortalità con cui sta impattando, diciamo, questa forte crisi sanitaria. Meno male che la curva epidemiologica, come ci dicono, si sta negli ultimi tempi passando, ma ancora battiamo con questa emergenza. Questa emergenza è diventata un'emergenza sociale, lo è sempre di più nei prossimi mesi. Ne vedremo, diciamo, le conseguenze, ne coglieremo le conseguenze. Noi cosa abbiamo fatto? Quindi chiudo, diciamo, il pezzo del tempo della mia domanda. Come grande organizzazione di promozione dello sport sociale, ci siamo posti il tema di come invece non far pesare questo elemento della con i nostri soci, con le nostre associazioni sportive, con le nostre società sportive, e come in questa occasione o in altre, in questo periodo, ecco, non perdere i contatti con i nostri partner, con quello che è il mondo intorno al quale la WISP ha costruito la propria dimensione sociale, non in solitudine, ma in un rapporto stretto con altri soggetti. Questa crisi è chiaramente una crisi, come dire, sanitaria, prima di tutto. Impatta fortemente ed è le maggiori aree, diciamo, che sono colpite del paese, treccio con quello che può essere una crisi del modello che impatta appunto con la qualità, come dire, dell'aria, la qualità della nostra anche vita, dei tempi di vita, della densità di presenza, come dire, anche industriale all'interno di alcune aree del paese. Io credo che noi oggi, anche in questa data, soprattutto in prospettiva, ma lo vedremo magari, a tenere presente questo. Cosa abbiamo fatto in questa dimensione? Quindi, attraverso i nostri partner, per questa nostra vocazione di essere un'associazione che attraverso l'offerta sportiva Ti sentiamo un po' a tratti, Vincenzo. Magari nel frattempo. Quindi sul benessere e sulla sicurezza. Abbiamo una connessione un po' ballerina in questo momento. Quindi direi, ringraziamo intanto Vincenzo, vediamo se riesce, diciamo, a riassestare la sua connessione, e noi intanto iniziamo con gli interventi appunto degli ospiti che sono qui con noi, e volevo prima di tutto interpellare proprio l'ingegner Giovanni Corbetta, il direttore generale di Ecopneus, partner storico dell'UISP, con cui tante iniziative, tanti progetti sono stati realizzati proprio sul tema della sostenibilità ambientale in particolare. Diciamo, il tema su cui voglio sollecitarlo è proprio questo: la sostenibilità è una leva per l'economia del futuro, un messaggio che voi sostenete ovviamente con la vostra attività quotidiana, ma anche in vari ambiti, e che si sta aprendo, diciamo, anche ad un discorso con uno scenario un po' più ampio. Quindi come la possiamo declinare questo aspetto per il futuro? Innanzitutto grazie di questa occasione, e certamente la partnership con WISP è una gran bella cosa nella nostra storia, piuttosto recente, e le iniziative sono già state molte, ma molte altre sono in cantiere per i prossimi mesi e anni, quindi certamente un rapporto che sta funzionando molto molto bene. Questa situazione della pandemia ha messo in evidenza aspetti, situazioni che in qualche modo covavano, ma che tipicamente, come spesso succede, la storia ce lo insegna, durante le situazioni di grande criticità diventano più visibili, si marcano in maniera più forte. Certo, uno non vorrebbe passare attraverso una pandemia per avere maggiormente ragione, però sta di fatto che quello quanto è successo, quanto sta ancora in parte succedendo, mette in evidenza per esempio la necessità di rispettare il pianeta, quindi la necessità di utilizzare materiali già disponibili. Io ricordo che fino al 2006 in tutta Europa il 95% dei pneumatici arrivati a fine vita, quindi milioni e milioni di pezzi, centinaia di milioni di pezzi, venivano tutti in discarica, cioè in una discarica autorizzata, in una grande buca. Bene, pensate che spreco enorme di materiale è stato fatto
seppellendo questa ottima gomma sottoterra solamente per liberarsene. Le leggi che sono nate successivamente, l'impegno un po' di tutti, fa sì che oggi noi da questi primati arrivati a fine vita, che non possono più rimanere su un veicolo, traiamo materiale per tantissime applicazioni sportive, dai campi di calcio in erba artificiale ben conosciuti da tutti, ma piste di atletica, pavimenti per palestra, campi di basket, pallavolo, pallamano, e tant'altro ancora, e ora stiamo entrando anche nel mondo animale con applicazioni per i cavalli. Questo a dimostrare quindi che si possono utilizzare moltissime tonnellate di questo materiale già disponibile in Italia, evitando di importare, evitando di dipendere dall'estero, e abbiamo visto recentemente per le mascherine cosa vuol dire dipendere dall'estero. Bene, noi in Italia abbiamo 400.000 tonnellate di gomma nei pneumatici che arrivano a fine vita, e qua in Italia vuol dire importare 400.000 tonnellate in meno di gomma che non è prodotta in Italia, perché la gomma nasce o nelle piantagioni dell'Asia o nelle impianti petroliferi che l'Italia comunque non ha più. Quindi ecco un esempio di come avere in Italia l'attenzione a utilizzare anche per materiali non originariamente nati in Italia, ma recuperarli nel nostro caso da un pneumatico, può essere ovviamente da un elettrodomestico, da un imballaggio, e quindi non dipendere dall'estero, non scavare ulteriormente in miniera o nel petrolio, non abbattere foreste, perché tutto è già qua, semplicemente dando una seconda vita a del materiale che abbiamo utilizzato una prima volta. Questo mi sembra un esempio di sostenibilità estremamente forte. Se poi l'applicazione va, come nel caso di WISP, nel mondo dello sport, vuol dire ritornare al cittadino delle strutture anche a minor costo, perché ovviamente lavorando del materiale già presente in Italia i costi complessivi sono più bassi. Quindi mettere a disposizione infrastrutture di ottima resa, mi verrebbe in mente di citare il Bernardini di Roma, un centro molto, molto bello, molto importante, gestito da WISP a Roma, che è stato completamente rinnovato con tante applicazioni in vari settori proprio di gomma riciclata. E tra l'altro questa gomma, se utilizzata bene, permette anche di ridurre lo stress durante l'attività sportiva, nel senso che il grande atleta esercita meglio la sua attività su una superficie elastica, può quindi compiere delle prestazioni ancora migliori, ma il ragazzino, il bambino o l'anziano possono giocare con minor attenzione all'eccesso di prestazione, ma con la sicurezza di una superficie che diciamo attutisce danni da urto in caso di cadute, scivolate o urti. Ultima cosa è che grazie a queste idee che si stanno sviluppando noi potremo mettere a disposizione a livello di rione, di piccole infrastrutture sportive. In questo momento ci stiamo cimentando nella messa a punto di campi di basket, quelli chiamati 3 contro 3, cioè è mezzo campo di basket con un solo cesto, ma che permette di giocare a una sola persona, a 2, a 3, a 4, in numero ridotto, mettendo non solo a disposizione un'infrastruttura relativamente piccola e poco costosa un po' dovunque, ma soprattutto con la possibilità che, essendo fatto questa pavimentazione in gomma riciclata, la prestazione assomiglia, è molto vicina a quella di campi per professionisti, cioè a differenza di giocare a basket sul cemento o sull'asfalto, giocare su queste superfici in gomma, che in parte abbiamo già messo a punto e in parte stiamo ancora migliorando, vuol dire avere anche una soddisfazione di prestazione che potrebbe essere abbastanza vicina a quella di un parquet di legno, che insomma vuol dire tutt'altra cosa, ma che se fosse in legno ovviamente richiederebbe un edificio. Quindi veramente, la sostenibilità può saltare fuori da tanti aspetti. Non è un solo tipo di sostenibilità, sono tante sostenibilità che permettono di rendere la vita un pochettino più bella, un pochettino più facile. Esatto, grazie degli esempi anche che ha portato, di questa appunto collaborazione con WISP, che ha portato sicuramente molti vantaggi a diverse comunità in tutta Italia grazie ai progetti realizzati insieme.
Parlando di sostenibilità, appunto, che può essere di vari tipi e caratterizzata in vari modi, vorrei introdurre a questo punto Barbara Grimoldi, responsabile marketing e comunicazione di Marsh Continental Europe. Intanto ci scusiamo con Umberto Maria D'Arenzio che aveva un impegno, noi siamo andati un po' lunghi e in effetti ci ha salutato. Se dovesse rientrare prima della fine della diretta, ovviamente lo saluteremo. E chiedo appunto a Barbara Grimoldi, sport e sostenibilità anche per voi, broker assicurativo che segue l'UISP nelle manifestazioni nazionali ormai da diversi anni, come interpretate questo tema, questo discorso? Sì, grazie. Allora, come giustamente diceva Giovanni Corbetta, la sostenibilità significa tante cose. Sostenibilità si declina fondamentalmente in tre grandi aree, che sono quella economica, quella ambientale e quella sociale, cioè rivolta verso gli altri. Marsh si occupa di sostenibilità, tutta una serie di servizi legati a aiutare le aziende alla sostenibilità, e se in fondo ci pensate un po', il mondo assicurativo ha la componente della sostenibilità economica, perché trasferisce a qualcun altro tutto il costo economico di qualcosa che succede e quindi aiuta a sostenere da un punto di vista economico. Ma è anche molto vicino allo sport, Marsh, tant'è vero che nel libro nostro dei 50 anni l'anno scorso avevamo spazi dedicati a sport e sostenibilità in cui abbiamo invitato anche WISP. Quello di cui mi piaceva raccontarvi oggi è un'iniziativa che abbiamo fatto a livello appunto di Europa continentale, che è la regione che seguo, che ha 35 paesi, in cui cercavamo in qualche modo di ricoinvolgere i nostri colleghi. E lo sport è di fatto coinvolgimento. E come ha giustamente detto WISP, la nostra casa può diventare la nostra palestra. Quindi combinando sostenibilità intesa come aspetto sociale, quindi il restituire alla comunità, dare qualche cosa alla comunità, e la parte di sport come aggregazione e coinvolgimento, uso una parola tanto cara al mondo delle risorse umane, favorire l'engagement dei nostri collaboratori, abbiamo lanciato un'iniziativa chiamata Marsh Move for Masks, cioè abbiamo chiesto ai nostri colleghi di dedicare un weekend a un'attività sportiva nel periodo del lockdown. Quindi tutti e 35 paesi di Continental Europe sono stati invitati a fare questo weekend di sport. Poteva essere sport in casa, poteva essere all'aperto, nei paesi più fortunati come la Svezia, dove tutto sommato si poteva ancora uscire. E l'obiettivo era ogni mezz'ora di sport, di attività sportiva registrata in qualche modo, quindi attraverso un'applicazione mobile piuttosto che attraverso lo smartwatch, avremmo donato una maschera alla Croce Rossa per sostenere chi ci sta dando una mano in questo momento di difficoltà. Ci eravamo posti un obiettivo come azienda, quello di raggiungere le 5.000 maschere. Ne abbiamo raggiunte 10.000. Quindi i colleghi sono stati così coinvolti e spontaneamente hanno poi condiviso su tutti i canali possibili, interni ed esterni, le attività che hanno fatto, spaziando da chi si è fatto la mezza maratona a chi ha giocato a tennis contro il muro di casa per partecipare, e abbiamo collezionato più di 1.100 ore di sport, che per noi è un risultato enorme, se ci pensate, perché eravamo tutti chiusi in casa in quel momento, e il risultato è che doneremo alla Croce Rossa nelle sue varie sfumature, quindi sia alla Croce Rossa, quella che conosciamo, sia alla Luna Rossa, che rappresenta quell'area più medio orientale, perché anche la Turchia fa parte della nostra regione, doneremo appunto le mascherine con lo scopo di supportare chi ci ha dato una mano nei momenti di difficoltà, quindi medici e infermieri. Beh, sicuramente una iniziativa molto interessante, di valore, che ci fa piacere che abbia coinvolto anche lo sport, perché noi appunto questa è l'idea di sport che promuoviamo, che oltre al benessere personale delle persone, diciamo, favorisca anche la comunità, la condivisione e il benessere della società in generale. Quindi grazie per questo averci condiviso con noi questo contributo. Infine chiamo in causa Giuliana Ragusa, responsabile rapporti istituzionali di Alcenero, un partner un po' più recente dell'UISP, che si occupa ovviamente di alimentazione, di cibi biologici. Sembra, diciamo, da questo periodo di lockdown che le persone abbiano aumentato notevolmente la loro attenzione per un'alimentazione sana, per stili di vita corretti, quindi grande attenzione anche al movimento, eccetera. Pensi che questo trend si confermerà? Che cosa porterà per il futuro? Intanto buonasera a tutti, spero mi sentiate bene, l'audio sia corretto e spero che la mia rete regga. Allora, io intanto vi ringrazio tanto per l'invito, perché per me è un onore e un piacere essere qui con voi e con questi partner fantastici a ragionare insieme sulle idee di futuro. Poco fa Patrizia scriveva "tracciamo nuovi percorsi insieme". Era un po' l'idea che deve muovere secondo me un po' tutti. Usciamo, o comunque siamo ancora dentro, stiamo cercando disperatamente di uscire da una profonda crisi sanitaria che però ci ha costretti a ripensare un po' ai modelli, i nostri modelli di comportamento. E d'altronde, come diceva anche l'ingegner Corbetta, ci sono stati due trend, diciamo così, che hanno mosso
come dire, l'idea di ripartire. Una è la sostenibilità, che è molto fortemente uscita fuori, il bisogno di essere sostenibili, non soltanto apparentemente, ma nella sostanza, nella realtà dei fatti, con delle azioni concrete. E dall'altro il tema del Made in Italy, quindi la necessità di riuscire ad approvvigionarci, o comunque sia a scegliere un'eccellenza che sia di vario tipo, che sia dalla scelta dei materiali fino alla propria alimentazione. Uno degli aspetti che mi ha sempre colpito, che è emerso anche durante questa pandemia, è stato quanto poca importanza si dia al cibo. Il cibo in realtà è il motore del nostro corpo, quello che ci permette poi di muoverci e fare sport nei vari momenti bellissimi, e che mi mancano veramente molto. Passati con voi nelle piazze abbiamo visto quanto questo, l'energia e l'entusiasmo dei bambini, dei ragazzi, sia un motore pazzesco. Ecco, l'onore di Alcenero è poter essere partner in questo senso. E l'accento che forse può essere utile porre in questo contesto è proprio un invito a dire attenzione, noi siamo parte di un ecosistema molto delicato e siamo una parte attiva di questo ecosistema, quindi ci siamo anche resi conto che nel limitare un po' le nostre, come dire, i nostri impatti sull'ambiente, riusciamo anche a recuperare dei danni che abbiamo fatto. Quindi mi auguro, rispondendo alla tua domanda Elena, che questa disgrazia, questa pandemia in cui ancora siamo dentro, però si porti dietro questa consapevolezza di quanto una sana alimentazione unita allo sport possano fare il binomio corretto, la conclusione di dire benessere. Quindi stare bene con se stessi, stare bene nel mondo e poter, come diceva Patrizia, tracciare insieme nuovi percorsi costruttivi e propositivi. Infatti è proprio quello a cui stiamo lavorando, su cui cerchiamo di influire per il futuro. Vediamo se nel frattempo Vincenzo Manco è riuscito a sistemare la sua connessione, così lo facciamo intervenire e poi proseguiamo, facciamo un altro breve giro con i vostri interventi. Vincenzo, noi ti vediamo, vediamo se tu ci senti e se ti sentiamo. Ancora un pochino incerto. Sentite, perdonate. Eccoci. Perdonatemi, sto facendo dei tentativi per il collegamento, ma non... In effetti è tuttora un po' traballante questa connessione, purtroppo non riusciamo a sentirti. Vediamo se ti diamo ancora un po' di tempo e noi intanto andiamo, rifacciamo un breve giro, abbastanza sintetico, nel frattempo vediamo pure, siccome ricordo che siamo in diretta sia su Facebook sia su YouTube, ovviamente se le persone che ci seguono dovessero avere delle domande, delle curiosità, delle sollecitazioni da porci, noi possiamo, come abbiamo letto i saluti e la condivisione di questi temi che sono considerati importanti un po' da tutti. Fortunatamente, se dovessero esserci altre domande che ritengono interessanti, siamo qui e le condivideremo con voi. Nel frattempo ripartiamo un attimo per questo breve secondo giro, ripartiamo sempre dall'ingegner Corbetta e diciamo una domanda che ci poniamo ormai da un po' di tempo è: come e quando potremo tornare nelle piazze? Nel nostro caso, nel caso dell'UISP, ovviamente essere nelle città, nelle piazze, nelle strade con le persone è proprio un elemento distintivo, una cosa che ci caratterizza e che dà anche il senso della nostra attività. Secondo lei, come la vede? Quando potremo fare questo e in che modo? Soprattutto quanto questo influirà sul modo che abbiamo di vivere e di interpretare le nostre attività? Io facevo una riflessione in questi ultimi giorni dove si è visto che sì, tutti in attesa della ripresa complessiva delle attività, del lavoro, soprattutto per chi ha avuto le bastonate più dure da questo evento, e anche l'attesa, ad esempio, del campionato di calcio come momento di attrazione per la domenica pomeriggio, comunque per momenti seduti alla televisione, a guardare la televisione. Però in realtà la gente ha voglia di uscire, di camminare, di muoversi, di correre. Direi che c'è stata quasi un'esaltazione del movimento, del moto e dell'aria pura. Mi sembra che si sia manifestato in maniera ben più visibile il fatto che tutti amiamo fare un po' di attività fisica, camminare, andare in bicicletta, ma in maniera non professionale, non sportiva, non atletica, non da atleta professionista. E quindi penso che anche questa situazione abbia richiarito un po' che sì, certo, è bello anche fare dell'atletismo vero e proprio e guardare i professionisti, però c'è anche proprio la necessità di muoversi, non c'è come essere costretti a star fermi per avere ancora più voglia di muoversi. E allora penso che da capo quello che stiamo facendo noi con WISP, e cioè mettere a disposizione superfici sportive, strutture sportive
di grandissima prestazione, cioè che permettono elevate prestazioni, ma in realtà sono più orientate al cittadino comune, per permettere di giocare bene a tennis, a pallacanestro, a pallavolo, allo stesso calcio, ma a persone, diciamo, normali, non ad atleti professionisti. Per esempio, tutti sappiamo che un campo in erba di un grande stadio è un ottimo campo. Ci si gioca 3 ore e poi lo si lascia riposare una settimana. Ergo, va bene per una squadra professionista che ci gioca una volta a settimana. Ma se noi facciamo un campo in erba artificiale intasata con gomma, la prestazione è praticamente simile. Non lo dico io, ma me l'hanno detto giocatori dell'Atalanta, dell'Udinese o del Bologna Football Club, di 3 squadre di Serie A, che mi hanno detto che, a parte la prima volta che ci prova e si deve un attimo adattare, poi il giocarci sopra è praticamente di pari livello prestazionale. Ma un campo di quel tipo può essere il campo dell'oratorio, può essere il campo del rione, può essere il campo del quartiere, e ci si può giocare 24 ore al giorno, quindi dando accesso a un numero enorme di persone, e non c'è costo di manutenzione praticamente, non va bagnato, non va tagliata l'erba, quindi è proprio una soluzione che attira e serve la necessità del cittadino comune, e questo vale per tanti altri sport. Anzi, addirittura recentemente non ci siamo più interessati proprio con voi di WISP solo alla persona, ma anche al cavallo, perché stiamo facendo tante iniziative per il benessere degli animali, e abbiamo cominciato soprattutto con i cavalli e anche un pochettino con i cani, in modo tale che ad esempio il cavallo possa riposare in box meglio, diciamo più confortevoli, più puliti, grazie sempre alla gomma riciclata, quindi sempre grazie a un materiale che ci ritroviamo qua in casa, in quanto non lo ricaviamo, come dicevo prima, da piantagioni o da petrolio, ma lo ricaviamo da un pneumatico che viene staccato da un'automobile perché ha consumato il battistrada e non può più servire su quell'automobile. Ecco, penso che questi esempi di sostenibilità orientati al benessere delle persone e ovviamente alla protezione dell'ambiente, perché in realtà noi nasciamo per un aspetto ambientale, ma il fatto è che si può proteggere l'ambiente con ulteriori benefici al cittadino, e quindi non è un vincolo la protezione dell'ambiente, non è un qualcosa che dobbiamo fare per legge, la dobbiamo fare perché conviene, anche lo dice la legge certamente, ma sempre più converrà farlo perché conviene farlo, non tanto e soltanto perché la legge lo ha chiesto. Infatti continueremo sicuramente su questa strada, e chiediamo invece allora a Barbara Grimoldi, dato che il suo punto di vista è ancora più ampio, nel senso che relazionandosi con persone di tutta Europa, qual è la tua prospettiva sul futuro, sui giorni che ci aspettano? Guarda, allora io intanto mi auguro che si torni presto a, oggi chiamiamola nuova normalità, ma che torni davvero una normalità, nel senso che lo sport è aggregazione, anche lo sport individuale, anche la corsa è aggregazione. Quindi comunque il fatto di poter stare insieme, e si vede, appena ci hanno aperto le porte, tanta gente è uscita, a volte anche non rispettando le regole, purtroppo, però siamo animali sociali, quindi abbiamo bisogno di aggregazione. Spero si torni presto a una normalità che conosciamo. L'Europa sta mostrando aree molto diverse, ripeto, i paesi nordici ad esempio non hanno mai chiuso completamente, a differenza di tanti paesi della fascia sud dell'Europa. E stiamo guardando cosa succede, dobbiamo imparare molto gli uni dagli altri. Questo sì, perché l'Italia ha fatto un po' da apripista in tutta la situazione del Covid, è stato il primo paese veramente fortemente impattato. Gli altri hanno guardato noi e hanno imparato da ciò che abbiamo fatto bene, dagli errori che abbiamo fatto. Analogamente dobbiamo fare noi per la fase 2 e la fase 3. La Germania ha riaperto ad esempio il campionato di calcio, alcuni paesi non hanno mai chiuso. Mi sono stupita quando Dubai ha detto che una delle prime attività che hanno riaperto è stata il golf. Quindi ogni paese ha le sue peculiarità, impareremo, sicuramente stiamo tornando a una normalità dove ancora aggregazione non è quella di prima. Sì, dobbiamo sicuramente aspettare, e in effetti immagini di aggregazione le abbiamo viste anche proprio mentre voi parlavate, scorrevano le immagini delle diverse iniziative che coinvolgono le vostre aziende relazionate al WISP, quindi immagini delle manifestazioni nazionali del WISP, di corse, di feste, soprattutto parlando di Alcenero, per esempio, con Giuliana Ragusa, una delle manifestazioni che fanno che sostiene Alcenero è proprio Gioca Gine, che coinvolge tantissimi bambini e che hanno ricevuto
grazie al Cenero, un kit per dei consigli per la sana alimentazione e per l'attività motoria per arrivare appunto a stili di vita attivi e corretti. E queste immagini ovviamente adesso ci mancano, giusto Giuliana? Ci mancano tantissimo, poi ripeto, quell'energia era veramente contagiosa. Io per il futuro mi auguro questo, ci siamo resi conto che cibo e movimento sono più importanti di quanto non ci ricordavamo. Questa è una consapevolezza che spero permei il nostro futuro, che io mi auguro essere veramente nuovo, sostenibile e che arrivi prima possibile, perché si possa tornare a condividere, a vivere insieme quel concetto di aggregazione positiva di cui parlava Barbara, che è lo stare insieme e crescere bene insieme. Ecco, questo è il mio augurio a tutti, anche a tutti gli operatori del mondo sportivo, che si possa tornare, come dire, attivi a fare cose insieme. Grazie mille, grazie. Infatti condividiamo questi auspici anche appunto ringraziando tutti gli operatori, gli istruttori che comunque in questi mesi di lockdown sono stati accanto all'associazione, anche ai propri soci e tesserati. Come diceva appunto il presidente Manco, il WISP ha comunque portato avanti delle campagne per permettere a tutti di rimanere in movimento, ma soprattutto di rimanere in contatto, alla fine di non perdere un patrimonio di comunità, di socializzazione che si crea ogni giorno negli impianti sportivi, nelle palestre, nelle piscine, quindi un bene da mantenere e da coltivare. Allora, ora io prima di liberarvi vorrei provare a vedere se è possibile parlare ancora con Vincenzo Manco, se riusciamo ad avere un suo saluto prima della chiusura. Nel frattempo approfitto di questi due minuti per ringraziare ovviamente le persone che ci stanno aiutando a portare avanti questa diretta, che ancora non avevo salutato, ovviamente Francesca Spano alla regia, Ivano Maiorella che ha curato comunque i rapporti, le relazioni per me essere tutti qui insieme oggi. Ringrazio i ragazzi del servizio civile in servizio presso l'USP nazionale che stanno seguendo questa diretta sui social e quindi ci permettono di farci vedere e di comunicare con più persone possibili. Mi pare che per adesso non abbiamo novità dalla regia, da parte di Vincenzo Manco. Mi confermate che non riesce a connettersi? Stiamo facendo ancora un tentativo. Intanto parliamo anche, evidenziamo anche che questo ovviamente è il primo degli appuntamenti previsti per questa piccola rassegna Nuove strade per lo sport, proposte idee per ripartire. Saranno tre lunedì, quindi lunedì prossimo 25 maggio e lunedì 1 giugno, appuntamento sempre alle 17, con ospiti diversi che rappresentano un po' il panorama delle aziende che collaborano con l'USP e che portano avanti insieme all'USP questi valori condivisi, che sono quelli che abbiamo già in parte affrontato con voi, quindi ovviamente sostenibilità, diritti, ambiente, quindi è tutto finalizzato al benessere delle persone che con noi fanno attività motoria. Io comunico ai nostri ospiti che purtroppo non riuscivano a sentire bene le parole di Vincenzo, che il cui audio era un po' basso, quindi mi scuso se magari non hanno potuto cogliere tutto, però vi riporto ovviamente i suoi ringraziamenti per aver partecipato a questa iniziativa, ma soprattutto per portare avanti ogni giorno, ogni mese, insomma, condividere i valori dell'USP e portarli avanti e renderli concreti sul territorio. Quindi ora io ringrazio nuovamente i nostri ospiti, l'ingegner Giovanni Corbetta, direttore generale di Ecopneus, Barbara Grimoldi, responsabile marketing e comunicazione di March Continental Europe, e Giuliana Ragusa, responsabile rapporti istituzionali di Alcenero. Grazie per essere stati con noi, scusate qualche piccola difficoltà tecnica. Ringrazio ancora ovviamente la nostra regista Francesca Spanò e ovviamente ringrazio Patrizia Minocchi e Giovanna Paola Lazzaro di SE Sport Europa, diciamo che voi conoscete sicuramente benissimo e con cui lavorate a stretto contatto per organizzare le manifestazioni dell'USP e per essere con noi in queste occasioni. Quindi grazie ancora a voi, grazie alle persone che ci hanno seguito e alla prossima occasione. Grazie ancora. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie. Allora, arrivederci a tutti, appuntamento alla prossima settimana con il secondo appuntamento di Nuove strade per lo sport, proposte idee per ripartire, sempre alle 5, sempre in diretta da Facebook, pagina WISP Nazionale e dall'account YouTube WISP Nazionale. Arrivederci.